Va bene. Allora, direi che vi spiego un attimino come funziona la stampante 3D. Faccio anche un po' una ragionata su che opzioni ci sono, sia come modalità di funzionamento che scelte più o meno libere, commerciali, eccetera. Nel frattempo qua comincia a stampare un poi in realtà è grosso, direi che andiamo di domande e risposte, per cui siete curiosi, chiedetemi. Ok, la partita. Ok. Praticamente come funziona questa stampante del DP? Questa è una stampante a filamento di plastica e praticamente deposita, scioglie questo filamento di plastica qui, c'è un estrusore dove viene portata la sua temperatura di fusione e viene depositato uno strato alla volta, un piccolo filamento alla volta. Se volete dopo avvicinarvi potete vedere che esce proprio una righina di plastica che man mano va a comporre la figura. In questo momento stiamo stampando questo pezzo qui, cioè questo qua, Tippers, è un sito dove potete trovare dei pezzi in 3D già pronti, condivisi tra della comunità di questo sito qui. Non è l'unico, ma questo forse è il più grosso. Eccolo qua, questo è il pezzo che sto comprando. E praticamente come funziona? Viene presa la figura in 3D, viene tagliata a tante sottili fettine, in questo caso sono 99 fettine, e ovviamente in base a dei parametri che vedo io, tipo quanto deve essere pieno dentro, deposito questo filamento. Infatti se guardate vabbè, comunque in pratica in questo momento sta facendo prendi il nome del sito. Questo è Tingras. Tingras. Ok, ok. Ah, insomma, grazie. Non ci vedo. Ok, questo è il programma che serve a stampare. Anzi, è uno dei programmi. Questo programma nello specifico compie tutti quanti i passaggi necessari per passare dalla stampa, dalla figura 3D alla stampa vera e propria, perché il primo passaggio è tagliarlo a fettine, si chiama slicing, come vi spiegavo prima. E poi ovviamente c'è anche proprio una questione di spedire i comandi, generare un codice di praticamente una lista di comandi da mandare alla stampante e farglielo fare in pratica. E questo programma fa delle cose. Qui vedete, questi sono gli strati, anzi questa è la figura piena. Dopodiché questo è man mano come viene costruito. È il percorso dell'estrusore. È il percorso dell'estrusore, esattamente, perché segue il bordo della figura un po' alla volta, strato per strato. E qua ci sono anche i parametri che abbiamo usato, e tra cui i fondamentali che vi posso dire, cioè questo qua, che è la percentuale di rendimento. Come vedete qui c'è questa croce qua, diventa sempre più, quella linea diventa sempre più fitta fino ad essere totalmente piena, convertendo a 50.
quello lì vedete che è diventata molto molto fitta. C'è un po' meno se non ci prende. Eccolo lì. Poi qua, questo c'è un supporto, un tipo di supporto, perché per purtroppo questo tipo di stanza qui la plastica fusa non si raffredda abbastanza velocemente, nonostante ci sia una ventola che raffredda la plastica appena. E le parti che non hanno un supporto sottostante tendono a curare verso il basso. E chi ha visto che il vino ha già stampato, tipo te, ma ce n'è un altro qui che è girato. Dietro la testa c'è accolato un pochettino. E per cui vanno creati dei supporti che poi vanno tolti dalla stampa. E quelli blu in questo caso sono proprio supporti. Vedete? C'è il supporto per la testa che purtroppo è vuoto, per cui non funziona bene. E questi qua sono i supporti per poi quelle che saranno stampate come zampe, qualche layer più in alto. Ecco qui. La generazione di questi supporti viene comunque gestita da questo programma, si chiama Cura, se non l'ho detto. È uno dei più accettati. Poi ce ne sono altri, tra cui Slicer, con il 3 al posto della E. O è italiano, di uno ce la tiro un po', forse. Ok. Questo è quanto riguarda questa cosa che stiamo facendo adesso. Ok, qui vedete che la meccanica di questa stampante qui, per essere incredibile ovviamente ha bisogno di 3 gradi di libertà di movimento, per cui hai 3 assi. Abbiamo l'asse X, che è questo qui, quello che è in orizzontale rispetto a voi, ok? Poi abbiamo lo Z, che è quello verticale, e l'Y, che è il piatto che si muove avanti e indietro. E in realtà ognuno di questi assi qua è mosso da un motorino passo passo. Sapete cos'è un motorino passo passo? No? Vabbè, adesso lo spiego. E c'è un motore anche che spinge giù il filamento attraverso l'estrusore, perché comunque non è che c'entra da solo. E un motorino passo passo è un tipo particolare di motore che, diciamo, che può essere controllato in maniera, adesso vado a dettagli, può essere controllato in maniera abbastanza precisa senza aver bisogno di controllare in che posizione deve l'asse, più o meno dovrebbe, se non perde passi, dovrebbe essere nella posizione conosciuta dal controller di questo motore. Per cui man mano, un passo alla volta, passo passo, non per niente, può far muovere l'estrusore sull'asse X, ad esempio, di una misura predeterminata in maniera precisa. Tutti questi movimenti qua sono determinati da un Arduino che è qui dietro. Questo è un Arduino Vega. Chi non sa cos'è l'Arduino? Sapete tutti cos'è l'Arduino? Più o meno. Più o meno sì. Vabbè, comunque magari chi è timido non vuole dirmi che non sa cos'è un Arduino. È una scheda di costruzione basata su un microcontrollore abbastanza noto. Questo è un Arduino Vega, il microcontrollore è un Atmel, cosa non mi ricordo più, vabbè, è il modello preciso non mi ricordo. E sopra questo Arduino qui c'è una shield, ovvero un'altra scheda aggiuntiva dove vengono montati dei moduli per controllare i motori passo passo, perché i motori passo passo hanno bisogno di, cioè non possono essere controllati direttamente dal microcontrollore dell'Arduino stesso, per cui c'è bisogno dell'elettronica aggiuntiva. E in realtà, se giusto per la vostra informazione, in questo caso c'è la shield per i motori passo passo, ma per gli Arduino ci sono decine di shield differenti da cui scegliere, cioè quella per avere un modulo Ethernet, quella per
sono famose per lo schermo. Suono? Per il suono. No. Le scene ci sono famose per la tua. Temperatura? Boh, vabbè, ce ne sono tante in realtà. Ma vediamo. Basta una shield o una metà meno? No, questa è una shield unica in cui vengono montati vari moduletti che guidano i motori passo passo. 3 o 4 per questa, non ho capito. 3-4 motori. Questi passo. Sono. L'estrusore c'ha il passo passo o no? Sì, certo. Ah, anche questo. Mi sono 4. In realtà mi sembra che sono 5. 5. Sono 5 perché l'asse verticale ha due motori. Ah, due motori, una destra, sì. Sì, perché in realtà si porta sul peso di un altro asse e di questo giorno stesso, per cui hanno ritenuto di mettere due motori. Ma sono in parallelo? Sì, sì, sì. Ok. Ok, dicevamo che questa è la stampante a deposito di plastica ed è quella più comune, diciamo, tra in ambito maker barra fablab barra hackerspace eccetera, e forse è una delle più economiche, per cui è il motivo per cui viene molto usata. Nella fattispecie questa qui è una Prusa I3, e fa parte del progetto RepRap, forse l'avete sentito, è un progetto che mira a produrre, vabbè, delle stampanti che si possono autoreplicare, e a parte i pezzi in tipo questo profilo in alluminio, tutti i pezzi in plastica in realtà sono stati stampati da un'altra RepRap, per cui in realtà noi, questa essendo la prima che abbiamo costruito, abbiamo dovuto prendere un kit per forza di cose perché non avevamo modo di costruire in altre maniere, ma molti dei pezzi originali che sono in plastica nera, questi qui ad esempio, nella ruota ruotata qua, sono stati sostituiti, ad esempio i supporti del piatto li abbiamo rifatti noi e altri vari pezzi che gira, o tipo questo qui già è arancione, è il supporto per una ventola che raffredda la plastica appena viene estrusa sul pezzo, perché sennò tende a trascinarsi via la plastica appena depositata. Questa è una Prusa I3, ce ne sono varie altre, alcune sono un po' più anziane di progetto, questa forse è nel modello tra i vari progetti è la più usata attualmente, ce ne sono altre nuove in circolazione di un po' diverse come funzionamento, adesso vi faccio vedere. Ok, tipo questa qui. Ok, questo è un altro tipo, è sempre parte del progetto RepRap, però è così da stampante delta. E vabbè, questi sono i bracci che sostengono l'estrusore qui in mezzo, e in base a come vengono alzate sulle tre colonne di supporto si spostano a destra e a sinistra o in avanti, cioè, per cui è un po' un approccio diverso rispetto a quello che vedete qui. Non so se abbia particolari vantaggi, sicuramente ha il vantaggio di rendere più pratica la posizione della stampante con un'area di stampa più grande, perché insomma, sono pezzi, cioè qui ad esempio abbiamo un frame in alluminio che va comunque tagliato come una presa d'acqua ad esempio, e se non abbiamo strumentazione di grandi dimensioni, stamparne di più grandi è un po' critico. Ok. Oppure ci sono altre stampanti che funzionano con altri principi. Di famose abbiamo. Mm-hmm.
Poi vabbè, un altro tipo di stampante sono le stampanti a resina, in cui c'è della resina liquida che viene fatta solidificare con o della luce o un laser anche. Con un proiettore. Per cui vabbè, c'è un po'. Diciamo che è un tipo di stampa un po' più costoso ovviamente, forse anche più preciso di questo qui. E però comunque. Vabbè, comunque immaginate una, tipo una piccola vasca dove c'è questa resina, un proiettore sotto che imprime la resina a una certa figura e dove viene illuminata la resina, questa resina si solidifica e per cui alla stessa maniera ottiene una figura rigida. E poi c'è un altro tipo ancora di stampante che è ancora diverso, si chiama a polvere, a sintetizzazione o come volete voi, in cui sotto c'è un proiettore che disegna il singolo strato e poi viene alzato con la mano e viene estratta la figura. Questa è sempre quella a resina e dove dura sintering mentre quella sintering funziona con uno strato di polvere o di plastica o addirittura anche di metallo se avete la disponibilità economica di poterlo costruire barra comprare, e con un laser viene disegnato qua sta depositando uno strato di plastica omogeneo e poi con un raggio laser viene disegnato e solidificato. Eccolo qui. Non si vede bene dove sta. È passata con il padre. Eccolo qua. Quello era il laser che è passato e ha solidificato la polvere di plastica sciolta, per cui si è anche solidificata assieme per una figura complessa. E anche qui, strato per strato, viene depositato sopra un altro strato di plastica e man mano viene costruita la figura interna. Come dicevo, questa cosa qui, adesso indipendentemente dai discorsi politici che volete, che ognuno può fare personalmente, è stata un po' pubblicizzata ma anche forse resa un po' ridicola da, recentemente la stampa già lì con si diparte in metallo per la stampa di turbine dei Boeing, è stato detto, e che sembra un po' una cavolata ma in realtà a livello sperimentale stanno facendo alcune prove di stampa 3D di alcuni pezzi non particolarmente sottoposti a sforzi gravosi all'interno comunque di un motore aerodinamico. Ok, questa è più o meno una panoramica di quello che può essere la stampa 3D. Questa è la cosa più semplice, più veloce anche da costruire se volete farlo anche voi. Ma queste ultime due che vi ho detto sono comunque forse tecnologia ancora coperta per vento, mentre questa no. E ad ogni modo c'è comunque qualcuno che sta lavorando a rendere queste tecnologie qui disponibili alla stessa maniera, ma necessitano di un lavoro di costruzione abbastanza rigoroso. Ok, questo lo faccio per finito.
Questo è ancora i supporti su, per cui se volete vedere. Vediamo sti supporti. Magari c'è un più, sarà anche un paradigma. C'è proprio un qui dentro. Ok, io ho fatto una parola mia molto veloce. Adesso, se avete delle domande, anzi, dovete averle, così copiamo bene il discorso. Perché... Si può migliorare il raffreddamento aggiungendo due ventilatorini o buttando la fredda prodotta da qualche altra parte sull'estrusore? Si può cercare di migliorare? Questo pezzo qui l'abbiamo disegnato noi e è basato sulla dimensione della ventolina che avevamo per le mani in quel momento lì. E poi ci è dimostrato non sufficiente, per cui sicuramente dovremmo ridisegnarlo oppure aggiungerci in qualche maniera la ventola più grande, ma è già previsto. E pensare aria, non so, che arriva aria fredda proprio in temperatura, no? Ma no, basta no. Che fai un... Due ventoline con due convogliatori anche, no? Qualcosa, ne sai, fare due ventoline forse complichi la questione per nulla, se ne metti una più grande. Più grande. Con... Mi sono anche dimenticato in realtà di farvi un attimo vedere, anche se non c'entra proprio con il mondo delle stampate 3D perché è generico, come si disegna un pezzo da stampare in 3D. Adesso non vi farò un corso di come si disegna un pezzo con il caldo o altro, perché non sono nemmeno la persona più indicata per farlo. Però vi faccio vedere un attimo le opzioni che avete per disegnarlo. Per cui, vabbè. Una domanda. Vai. Praticamente prima questi supporti qua che tengono sul piatto erano un po' più bassi e facevano in modo che il piatto di stampa fosse troppo basso per l'estrusore che avevamo comprato noi, e per cui abbiamo dovuto mettere un pezzo di legno tra la piastra riscaldante e lo specchio, che era, anche se è coperto qui c'è uno specchio sotto perché è liscio il teatro. E in realtà questo faceva aumentava un sacco le vibrazioni nel cambio di direzione del piatto e non aiutava la precisione della stampante, anzi ci sono alcuni punti in cui davvero scazzava la stampa, per cui abbiamo alzato i supporti, abbiamo tolto la necessità di mettere il supporto di legno in mezzo qui e beh, adesso è molto più stabile qui. Tanto meglio. Tra l'altro abbiamo anche recuperato la funzionalità del piatto riscaldante, perché questo piatto qui sotto ha anche una resistenza e per alcuni tipi di plastica, tra cui l'ABS, ecco qua un'altra cosa che non vi ho spiegato, serve tenere caldo il posto dove viene stampato per evitare che faccia tipo le alettine che si stacchi verso l'alto. Praticamente tipo sombrello che si alza sui bordi, la stampa tende a staccarsi sui bordi con vabbè, perdite di precisione o simili, perché se si alza dopo cambia riferimento in base all'altezza del fusore e gli strati successivi che vanno stampati sicuramente saranno rovinati. Le plastiche che si possono usare sono principalmente due. Questo qui è PLA, acido polilattico, ed è derivato dal mais, ed è anche biodegradabile. E ha una resistenza tutto sommato buona, e per cui se non avete esigenze particolari si usa questo qua in stampa. Ma se invece volete un pezzo da rifinire molto bene come superficie, senza far vedere i vari strati che comunque non so se avete notato, sì, un po' si vedono, o se avete bisogno di una struttura un po' più resistente, si può usare l'ABS, che è una plastica però derivata dal petrolio, non è così ecologico come questa, e essendo derivata dal petrolio potete usare un solvente per lisciare la superficie, per cui non avete più l'effetto bighine,
e comunque è anche un po' più strong. In realtà, detto questo, ci sono vari tipi di plastica, oltre a queste due più usate, si può usare il nylon volendo, ci sono altri tipi di plastica più o meno anche gommosa, se avete bisogno di qualcosa di morbido. E poi dipende più che altro dalla temperatura a cui viene estrusa la plastica e a che temperatura riesce ad arrivare il vostro estrusore, per cui quella è un po' la questione. Dentro il PLA, volendo, possono essere inseriti delle percentuali di altri materiali, e qui non mi ricordo in che percentuale precisa, ma è stato inserito del legno, 40%. Per cui ovviamente l'effetto legno non è così vero come potreste pensare, ma però comunque può essere utile. Se cambiando la temperatura si cambia il colore del legno, quindi possiamo fare anche cose un po' con delle sfumature particolari. E il costo di queste plastiche? Allora, questa plastica costa più o meno, poi dipende se vai su più che la qualità, magari se vai a cercare cose particolari come quella con legno, ma comunque in massima tra i 20 e i 30 euro al chilo. E questa bobina qui è una bobina da un chilo e il dux che avete appena visto girare pesa tra i 7 e i 9 grammi di plastica, per cui fatemi un po' voi i conti, e poi dipende anche che pezzi volete stampare. Se volete stampare pezzi molto piccoli vi durerà un sacco, se invece volete usare tutto quanto l'area di stampo per non so un vaso o qualcosa di strano, la bobina comincia a durare poco. La velocità di stampa non te la so quantificare con un'unità di misura precisa, ti posso dire che si può più o meno regolare dal programma che gestisce lo slicing. Si muove bene al secondo. Allora qua questa è la velocità di stampa, 45 in questo momento. Noi siamo arrivati a stampare la cosa 70 alla volta. 75 minuti al secondo. Ma perde di precisione? Sì, ovviamente perde di precisione. Per cui adesso siamo più o meno stati su questi valori qua. E ci mettiamo. E ci accontentiamo anche se ci mette un po' più di tempo a stampare. Ok. Ai cambi di materiale, bisogna pulire degli ugelli, bisogna fare qualcosa di particolare? Quando cambi il materiale, più che altro devi riscaldare l'ugello perché sennò non esce da ugello. In realtà la pulizia la fa il filamento eccessivo uscendo, venendo escluso a sua volta, per cui magari il primo pezzo di stampa non lo fai direttamente con il nuovo filamento inserito dentro, se non è lo stesso colore, ma fai estrudere un po' a vuoto, togli la plastica che hai estruso e continui con il pezzo nuovo, il pezzo. Comunque diciamo che è un. Forse avevo quello cambiato colore prima, e si sarebbe visto, poi abbiamo fatto via il pezzettino. Comunque prima c'era quella verde su e diciamo che abbiamo estruso un paio di centimetri di plastica, e qui vedi che cambia colore. Cambia sfumature e poi quando è del colore o della plastica che stai usando in quel momento tagli e cominci la stampa vera e propria. E si possono fare pezzi combinati praticamente, non so, il becco giallo e le zampe gialle e il resto? Allora, si possono fare, non con questa stampante qui, questo gruppo qua estrusore può essere modificato per montarne due o di più. E per cui più estrusori con più filamenti colorati possono fare stampe multicolore. E comunque è un po' critico perché il passaggio da un colore all'altro spesso non è precisissimo, è una cosa che va calibrata molto bene, che sappia io. In realtà non ho avuto esperienza diretta su quel tipo di stampa lì, per cui non lo so. Diciamo che uno dei motivi per cui non mi è venuta voglia di provarlo è. Usare un filamento rigido e non gommoso.
Non, sono, non è solo da costruire di colore. E fare pezzi diversi. E l'alimentatore da quant'è? Questo è un alimentatore da PC, da cui prendiamo 12 volt e 600 watt. Sì, 600 watt, butta fuori solo i 12 volt, 34 ampere. 34? Questo? Sì. Ok. Vediamo un attimo. Ok, questo è una delle, uno dei programmi che potete usare per disegnare i pezzi per questa stampante qui. In realtà è forse il più complesso che vi posso far vedere. Chi di voi sa come disegnare il CAD o qualcosina? No, ok. 20 anni fa. Vabbè, in pratica qui vi faccio vedere un esempio anche perché. Ok, di solito disegno a CAD con AutoCAD o cose simili, o anche quello un po' più artistico che potete fare con Blender o altre cose più serie, no, non è vero, più serie di Blender, più facili di Blender. Stavi rischiando. Stavo rischiando, ma se tu avessi provato a usare Blender nutriresti un po' di odio anche tu per Blender. Non si capisce un cazzo su quell'interfaccia lì. È una cosa che fate graficamente, cioè con il mouse o con la tavoletta o con altri device di input che a vostra scelta, andate a tirare i punti, linee, aree, poligoni per formare una figura. Mentre questo qui è un po' un approccio più un po' più tecnico, direi mazzolato sulle balle, se volete, perché dovete scrivere il codice che genera quelle figure lì. Il che ha di simpatico il fatto che rende parametriche le vostre costruzioni 3D, tipo se volete fare, se volete ingrandirlo, rimpicciolirlo, cambiare il numero di viti da mettere in un certo punto, potreste farlo in maniera da cambiare un parametro e non era automaticamente, ma è anche vero che non è un sbattimento a costruirlo. In questo caso qui vedete che andiamo proprio di queste, sono funzioni, sono i vari parametri, anche capisco che non tutti magari sappiano di programmazione, però sono una cosa veloce. I vari parametri che poi vengono usati dentro, per cui sono varie variabili, giusto? Queste sono delle routine già all'interno delle sue librerie, Cycle ovviamente fa un cerchio, e le figure che poi magari costruite, magari un cerchio che viene estruso verso l'alto fa un cilindro, può essere intersecato con un altro cilindro ruotato in 90 gradi, e potete scegliere magari di escludere quella parte che viene intersecata oppure di scegliere solo la parte intersecata e via così. È un po', vabbè, richiede dello studio, in realtà non è neanche giusto. Se riuscissimo a farle un file, veniamo qua, lo stampi o da te, insomma, cioè si può. Beh, questo qua, il file, darlo a qualcun altro. Questo file qua viene letteralmente compilato, adesso questo l'ho già compilato prima,
quando l'ho aperto, e posso esportarlo in STL, che è il formato richiesto per stamparlo tramite Cura, che è il software che vi ho fatto vedere prima. Quindi non si può stampare direttamente da questo software? Si esporta, eccolo qui. Vediamo se riesco a importarlo dentro qui. Questo lo tolgo. Eccolo qua. Ovviamente questo è troppo grande per essere stampato su questa stampante qui, ma posso scalarlo. Eccolo qua. Questo è lo stesso pezzo generato da OpenSCAD e pronto per essere stampato. Questa è la visione con i layer. Questa è la stima del tempo di stampa e di quanta plastica viene utilizzata. E ovviamente questa varia in base ai parametri che avete messo qui. Per cui la velocità di stampa influenza il tempo, ma anche lo spessore dei layer. Se lo fate più fino, ovviamente dovrò farne di più, per cui ci metterà di più. Però magari anche più preciso, anche più preciso. E, ok. Curiosità altro. Quindi l'estrusore c'è anche un controllo della larghezza dell'ugello? No, stai attento, questo è lo spessore dello strato, del layer. L'altezza dei motorini laterali. Quanto va su a un strato. Sì, passo passo, ok. Sì. Però gli estrusori ci sono di vari oggetti, oppure c'è l'ugello? Sì, vari oggetti di varie dimensioni. Anche per il tipo, magari la gomma o la plastica, cioè vari, può creare meno, più o meno problemi, un oggetto più spesso, più largo, no? Sì, anche se poi in realtà è più un discorso di prova e vedi quale funziona meglio per il tuo tipo. Io pure uno che va bene per tutti, insomma. Vabbè. Misura, manutenzione. A quanti gradi fonde la plastica? Quanto cala? Allora, facciamo un attimo da. Allora, questa qua è 185, scusatemi un po', sono raffreddato. L'ABS è attorno ai 215, 210, se non ricordo male, per cui un po' più caldo, e per l'ABS devi scaldare anche l'acqua, che in questo caso però, siccome non usiamo praticamente mai l'ABS, è ancora, cioè, è utilizzabile perché non c'è più il pezzo di legno qua sulla nostra, ma è staccato, per cui non c'è. E come manutenzione, diciamo che l'unica manutenzione vera e propria che devi fare qua è quella dei cuscinetti, dei vari assi. La nostra è già stata utilizzata in maniera intensiva qualche tempo fa durante alcune fiere per dar via tipo dei ciondolini da regalare. È tornata indietro che faceva dei rumori anomali, ma l'abbiamo lì ingrassato un po' e funziona bene. Ci sono parecchi cuscinetti, a parte quelli sugli assi, poi ci sono anche le pulegge per la cinghia, che hanno un cuscinetto all'interno, per cui quelli sono da tenere un po' in considerazione. E in realtà non c'è molto altro, l'unica cosa che rientra quasi nella categoria manutenzione è la caratura dell'altezza a livello di, vediamo come spiegarlo. C'è un programma per la caratura? No, te lo fai tu. Oh. Praticamente ci sono dei pulsanti che indicano all'arduino che controlla la stampante quando un asse è arrivato a fondo corsa. Ah. E ovviamente l'inizio della stampa sull'asse verticale è quando l'estrusore è totalmente in basso
e tu devi regolare l'altezza dell'estrusore del piatto per il primo layer, ovviamente. E quello fa la differenza perché uno dei problemi più gravi che hai nella stampa è spesso volentieri l'adesione del primo strato sul piatto di stampa. A volte capita che se magari o è troppo alto o troppo basso e si trascina dietro la plastica e non fa la figura corretta, e poi da lì in poi non può più funzionare. Questo invece è tutto il disegno per dummies, quindi tu ti metti dentro il tuo cubo, sotto dici dimensioni, se vuoi le dimensioni precise, puoi infilarlo in vari posti e muoverlo con più precisione dopo con questo tool. Quindi puoi spostarlo. Questo è un tool dell'Autodesk, gratuito, non open source però, si chiama 1-2-3 CAD. 2-3D Design, questo qui, è una serie di tool studiati proprio per le stampanti 3D. E poi puoi fare tutte le operazioni tipo sottrarre questo e fare un po'. Questo qui l'ho disegnato io con gli sbasi per due viti. E partendo da un cubo e togliendo i vari pezzi e poi fai export STL e general file STL per la stampante. Ci sono anche altri software CAD per i grafici, STL in teoria. Sì. Esattamente, l'unica differenza tra i vari CAD è la facilità del disegno che state facendo, perché ad esempio non tutti i CAD hanno magari la preimpostazione per le viti di una certa misura da fare lo svaso corretto, mentre quello che ho usato lui ce l'ha già. No, ho fatto un cono, l'ho inserito e l'ho superato. Vabbè, poi dipende, alcuni ce l'hanno già, per cui dici voglio usare una vita M5 con un tal svaso e ti fa il foro esatto. Vabbè. Scusa, questi rulli da quanti metri sono? 50, 100? Questi non so dire. O vanno a te? Mi hai detto che vanno a un chilo. Va bene, questo è un chilo. Però quanti metri saranno? 50. Non ti so dire. Va bene. Questo è filamento da 3 mm, secondo scintillo specifico del pedale, sono pronto, ma non lo so. Scusa, tempi e costi per costruirla? Allora, questa abbiamo speso, dicasi 400 rotti, che poi in realtà sono 500, e andate su eBay e cercate kit per usa i tre mercati. Ce ne sono varie, ce ne sono anche che non hanno questo frame qui in alluminio, ma ce l'hanno in acrilico, barra acciaio, oppure anche in legno volendo. Ma solo quella in alluminio è fatta col profilo così, le altre per questione di leggerezza, perché quella in acciaio è pesantissima e le hanno forate, eccetera. Oppure quelle altre sono meno resistenti in torsione, per cui hanno anche un profilo posteriore che gli dà un po' di resistenza in più. Sono leggermente differenti, ma comunque il concetto è sempre quello. E se non avete già uno, se non avete un amico che ha una stampante che vi aiuti, dovete prenderla per forza tutta quanta in kit. Una cosa a cui fare un po' attenzione magari è un estrusore di una certa qualità. Adesso non vi so dire tutti quanti gli estrusori in vendita attualmente, però quando guardate il kit date un'occhiata a che estrusore vi ha riportato e magari cercate un po' di feedback in internet prima di prenderlo, perché nel nostro caso ad esempio è la parte che si è rotta immediatamente e abbiamo dovuto usare un altro, qui esatto. Ok, e i tempi, la prima che abbiamo montato ci avevamo messo abbiamo fatto una giornata intensiva di montaggio, ma in realtà ha cominciato a funzionare forse la settimana dopo o comunque 15-20 microcoli, ho già fatto il weekend.
Arduino era già programmato, proposto? Arduino c'è già il software in base al tipo di stampante, eccetera. Abbiamo già dei progetti, degli sketch già pronti volendo, se vuoi modificarlo puoi modificarlo, ma basta che tu vada nella pagina del progetto Repra e trovi il software base, se dopo tu vuoi modificarlo un po' per altre questioni puoi farlo comunque. Prossimamente comunque faremo un corso, dei corsi al Crunch Lab in cui lo provate a venire a montare la vostra stampante e vi seguiamo e portiamo tutto quanto il kit già montato con le strutture giusto e per evitare errori. So che qualcuno pensa anche di farlo qua. Possiamo pensare. Allora? Posso così? Ok. A posto così.